La sociologia, soprattutto Zygmunt Bauman, ha parlato in riferimento all'odierna società nei termini di una società liquida, nell'idea cioè che a caratterizzare il nostro presente sia soprattutto la liquidità dei rapporti, delle forme di produzione, del pensiero, dei legami sociali, tipici appunto di una società flessibile, non più caratterizzata dalla stabilità. Io credo che accanto a questa formulazione, certo degna di nota e aderente alla una descrizione effettiva della realtà, se ne possa fecondamente impiegare un'altra, che è quella che segue, società livida. Uso questa espressione prendendola in prestito da un recente articolo di Dimitri D'Andrea ed Enrico Donaggio che si intitola proprio La società livida. Perché la nostra società sarebbe livida oggi? Essenzialmente per il fatto, lo dico nel modo più telegrafico possibile, per il fatto che è composta da singoli individui che percepiscono quotidianamente sulla loro carne viva le contraddizioni e le ingiustizie di un sistema sempre più totalitario, sempre più disciplinare e sempre più panottico. La società appunto del controllo totale, della manipolazione organizzata onnipervasiva, la società del capitale assoluto che domina i pensieri ancor prima che i corpi, le anime ancor prima che le braccia. È una situazione appunto in cui gli individui percepiscono questo groviglio di sfruttamento, di miseria e di ingiustizia e vivono con rabbia questa situazione, con una rabbia gravida di buone ragioni. È una società composta da singoli atomi seriali giustamente livorosi. Una società composta da atomi livorosi in nome dei quali la società stessa diventa una società livida, composta da atomi carichi di ira e al tempo stesso incapaci di creare una social catena, questo è il punto, una social catena che metta in relazione questa rabbia gravida di buone ragioni e la renda operativa sul piano sociale e politico. La nostra resta la società dei Robinson Crusoe, i singoli individui atomici che vedono nell'altro solo una risorsa da sfruttare in nome del proprio arricchimento individuale. La nostra resta la società magnificamente descritta da Hegel nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, allorché parla di atomistica delle solitudini e di sistema dell'atomistica, singoli atomi che stanno insieme e dalla cui unione risulta la società come aggregato in forme di io individuali, di monadi di consumo, diremmo oggi, di atomi di godimento. Questa società livida, dicevo, è composta da singoli individui livorosi, consapevoli della contraddizione che regna sotto il sole, consapevoli di una contraddizione che essi per primi scontano quotidianamente nelle loro vite a tempo determinato. Questa contraddizione però non provoca più alcun ritorno di fiamma rossa da parte degli offesi del pianeta, non provoca più quelle passioni utopiche, sociali, corali, che davano luogo alla lotta per il riconoscimento, allo scontro per il superamento e per il trascendimento del mondo totalmente amministrato. Oggi la società è composta, ripeto, di singoli individui carichi di ira ma incapaci di rendere operativa socialmente quest'ira. Per questo la società oggi è livida e al tempo stesso incapace di dare luogo a passioni grandi, all'ideale di un'ulteriorità nobilitante rispetto alla miseria del presente. Nello scenario che si è schiuso dopo il 1989 vi è un tale tasso di sfruttamento, di miseria, di ingiustizia sociale, di offese continue ai dannati del pianeta, che in altri tempi sarebbero bastate a far divampare 10 rivoluzioni russe e 15 rivoluzioni francesi. E invece nello scenario post-1989 quest'ira gravida di buone ragioni resta imprigionata negli antri delle coscienze individuali dei singoli Robinson Crusoe, adirati e insieme incapaci di socializzare l'ira e di renderla politicamente operativa. L'ira si ammutolisce nell'io solitario,
se si sedimenta nella coscienza individuale senza trapassare in figure del riscatto sociale, produce solo quella batteria di passioni tristi come il disincantamento, la rassegnazione, il cinismo, che non a caso dipingono le principali tonalità politiche e sociali del nostro presente. L'ira domina incontrastata su tutta la linea e insieme resta individualizzata, imprigionata nei singoli atomi individuali, incapace di dar luogo, ripeto, a passioni politiche trasformative. Questo punto è stato ben adombrato da Peter Sloterdijk nel suo bel saggio Ira e Tempo, allorché ha scritto che viviamo nel tempo della fine delle banche dell'ira. Tradizionalmente la modernità era caratterizzata dalla presenza di banche dell'ira, come il Partito Comunista o la Chiesa Cattolica, che erano in grado di capitalizzare l'ira degli individui trasformandola in ira sociale, in grado cioè di capitalizzare quest'ira e trasformarla in progetti politici densi di significato e di senso e capaci di riscattare il presente in nome di ideali rivolti al futuro. Oggi, nel tempo dell'individualismo indecente e assoluto, vengono meno le banche dell'ira e resta solo l'ira individuale, incapace di agire concretamente sui cristalli del potere, incapace di trasformarsi in passione antiadattiva in grado di riscattare il presente. Questa è la cifra fondamentale dell'odierna società livida.